Il mercato del digital delivery non è stato solo un terreno fertile per titoli estremamente interessanti ed originali, ma è stato anche lo strumento principale per riproporre al pubblico giochi della passata generazione in salsa HD, che hanno riacquistato un valore incredibilmente sorprendente grazie alla pulizia data dall'alta definizione. Questa volta è il turno della mascotte per eccellenza del publisher francese, la melanzana Rayman. Rayman 3 Hood Loom Havoc segnava l'approdo sulle console a 128 bit del personaggio creato da Ansel. Questo terzo capitolo ha una storia a sé stante, che può essere tranquillamente apprezzata anche se non si è mai giocato ai capitoli precedenti. Il villain della situazione questa volta sarà André, un Loom rosso che, senza apparente motivo, si trasforma in nero con il potere di convertire altri Loom nel suo stesso colore. Fiutato il potere, André decide di assoldare un vero e proprio esercito e di rubare tutto il pellame degli animali presenti nel mondo per creare una sorta di vestito corazza ai Loom che ha convertito, trasformandoli in Hoodlum. Durante una fase estremamente concitata, però, il nostro amico Globots ingoierà per sbaglio André, e la missione da salvare la terra di Rayman si trasformerà in Salviamo la vita di Globots. Ovviamente, questa è solo la punta dell'iceberg di una storia che, seppur abbastanza lineare, nonostante la presenza di qualche colpo di scena, riesce comunque a farsi apprezzare sia dai giocatori più piccoli sia da quelli adulti. Rispetto ai capitoli precedenti, questo introduce una fortissima componente umoristica che in qualche occasione, anche se in maniera velata e mai troppo esplicita, travalica persino il politically correct. Finalmente fra le tue braccia! Beh, eccomi alla tua mercé! Lasciami di catene di cuoio! Prendimi nella tua cella e mettimi delle sbarre dappertutto! L'avventura è suddivisa in 9 capitoli, ognuno diviso ulteriormente in sottolivelli. Per portare a compimento il titolo, un giocatore abbastanza esperto di platform ci impiegherà una quindicina di ore, cifra assolutamente sufficiente dato che si riferisce ad un live arcade. Pur non essendo la prima apparizione tridimensionale della melanzana, già il secondo capitolo infatti offriva una grafica 3D, in questa terza incarnazione gli sviluppatori hanno cercato di inserire degli elementi distintivi e innovativi. La caratteristica del punteggio è, tra le tante novità dell'epoca, quella sicuramente più significativa. In pratica, ogni oggetto raccolto ed ogni nemico ucciso daranno un determinato quantitativo di punteggio. Continuando ininterrottamente ad accumulare punti, salirà anche uno speciale contatore combo, che andrà successivamente a raddoppiare o triplicare lo score finale. Questi numeri serviranno sia a decretare il successo nel livello tramite un giudizio quantificato in stelline, da 1 a 5, sia a sbloccare, al raggiungimento di una determinata soglia di punti, dei minigiochi arcade, con i quali si potrà ingannare il tempo tra un capitolo della storia e l'altro. Proprio questi minigame sono risultati estremamente divertenti e, seppur non aggiungano sostanzialmente nulla in termini contenutistici e qualitativi, vanno ad arricchire l'offerta ludica, cosa questa che non va assolutamente a sfavore del gioco. Tante anche le novità che al tempo erano state introdotte nelle movenze nel gameplay della melanzana, che potranno essere apprezzate anche da chi, a suo tempo, non aveva avuto modo di provare la versione originale del titolo. Ad esempio, avremo la possibilità di tirare dei pugni laterali che serviranno a Rayman per abbattere i nemici con difese, aggirandoli con le sue potenti mani volanti. Inoltre, una determinata categoria di nemici lascerà alla sua morte dei barattoli per terra, che potremo utilizzare per potenziare momentaneamente il nostro personaggio. Questi power-up saranno di diverso tipo e si riveleranno fondamentali nel corso dell'avventura per superare determinate zone altrimenti invalicabili. La caratteristica sicuramente più importante è la possibilità di giocarsi l'avventura in alta definizione. Come avvenuto già per altri titoli Ubisoft, il passaggio HD ha giovato il comparto visivo, grazie ad una pulizia nell'immagine che, nonostante non tocchi la mole poligonale, riesce comunque a regalare al giocatore un impatto assolutamente soddisfacente. Unica critica che ci sentiamo di muovere agli sviluppatori riguarda il fatto di non aver voluto mettere mano alla pessima gestione della telecamera di gioco, con un sistema di inquadrature che soffre degli stessi problemi che già erano sorti tempo addietro nella versione originale del titolo. Assolutamente granitico il frame rate, che per tutta l'avventura rimane costantemente fissato sui 60 frame per secondo. Niente da segnalare sotto il comparto audio, con una serie di musichette molto orecchiabili e una totale localizzazione in lingua italiana a tratti esilarante.
devo andare a terrorizzare i miei pronipoti. Arrivati alla conclusione di questa analisi, non possiamo che consigliare il titolo a tutti quei giocatori che non hanno avuto modo di provarlo nella sua versione originale. Agli altri invece, vista la totale assenza di elementi davvero inediti e che offrono nuovi spunti di gioco, consigliamo una prova preventiva per capire se il porting in alta definizione valga il prezzo del biglietto. Rayman 3 Ultima Havoc HD è un porting ben fatto, un'operazione nostalgia che potrebbe toccare il cuore dei fan più sfegatati e allo stesso tempo dare la possibilità di far giocare un capitolo importante della serie a chi ha apprezzato Rayman Origins ma non ha avuto la possibilità di giocare i capitoli precedenti. Peccato non siano state fatte aggiunte di nessun tipo, ma soprattutto non sia stata sistemata la telecamera, unico grande problema che affliggeva la versione originale. Ad ogni modo, se siete fan dei platform game, questo potrebbe rivelarsi un acquisto estremamente azzeccato. Again!